Il progetto Un albero per la salute prevede la donazione e la messa a dimora di giovani alberi da parte dell'Arma dei Carabinieri e Raggruppamento Biodiversità in collaborazione con la FADOI, oggi in 30 ospedali italiani. Quando a settembre dell'anno scorso abbiamo avviato il nuovo corso dell'ospedale, uno dei principi guida che ci ha ispirato è quello della sostenibilità. Quindi l'idea di mettere a dimora giovani alberi, di creare un bosco diffuso negli ospedali italiani ci è subito piaciuta e ci ha colpito. Quando ci è stata proposta dalla FADOI e dai Carabinieri della Biodiversità, immediatamente abbiamo accettato questa proposta perché era vicina al modo in cui concepiamo il percorso di cura del paziente all'interno del nostro ospedale. Il connubio sanità e ambiente è un connubio ineludibile, è un connubio vincente, sono due temi che in realtà sono un unico tema senza soluzione di continuità. È un messaggio sociale importante sul concetto che la salute è direttamente legata all'ambiente. Ho accolto con grande piacere questo invito a partecipare a questo progetto che dimostra quanto stia crescendo la consapevolezza che in ambito sanitario di fatto non c'è alternativa all'approccio One Health. Ritengo che la messa a dimora di giovani alberi che parte oggi in questo importante ospedale romano e che coinvolgerà 30 ospedali su tutto il territorio nazionale contribuisca a rafforzare il messaggio di un servizio sanitario che è pronto a rispondere alle sfide del presente e soprattutto a quelle del futuro. Voglio inoltre esprimere il mio apprezzamento alla FADOI per aver voluto sottolineare la finalità di educazione sanitaria del progetto Un albero per la salute, ed è questa una importante occasione di sensibilizzazione che va incontro ai bisogni informativi e alle aspettative degli italiani. Già dallo scorso anno è stato lanciato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il progetto Un albero per il futuro, un grande progetto nazionale che prevede la messa a dimora in tutte le scuole d'Italia di oltre 50.000 alberi, per realizzare appunto il grande bosco diffuso della legalità. FADOI è da sempre interessata alla salute dei nostri pazienti. Tra i fattori che influenzano la salute globale c'è certamente l'inquinamento. Le ASST, gli ospedali, sono responsabili mediamente del 5% dell'inquinamento nazionale. Questa iniziativa porterà ad una riduzione dell'emissione di CO2. È un piccolo segnale, ma un piccolo segnale forte, che deve essere inteso in qualcosa di più grande. Noi internisti vogliamo contribuire anche con questo piccolo atto simbolico, ma piantare alberelli davanti a tutti i 1000 ospedali italiani sarà un bosco diffuso, no? Generale, che sicuramente contribuirà a migliorare lo stato di salute del nostro pianeta.